Grande festa al Palagalli lo scorso sabato per l'ultimo atto della RoboCup Junior 2019. La manifestazione, dedicata alla robotica educativa, si è chiusa con le gare finali di ogni specialità e le relative premiazioni. Poi è stato il momento del passaggio di consegne con la città di Pescara, che ospiterà la competizione nel 2020. Una 4 giorni intensa per gli oltre 800 ragazzi provenienti da tutta Italia che si sono sfidati con i loro robot. 4 giorni intensi anche per l'ISIS Valdarno, che ha organizzato il tutto, e per la città di San Giovanni, in questa settimana capitale italiana della robotica. Sono stati giorni emozionanti, veramente giorni intensi, della durata di quasi 24 ore, mercoledì, giovedì, venerdì. Oggi abbiamo questo momento finale, abbiamo anche degli ospiti che ci nobilitano con la loro presenza per dare anche il senso più profondo del valore della robotica educativa all'interno delle attività didattiche che si svolgono all'interno delle nostre scuole. Oggi è un momento di festa, deve essere un momento di festa, non dimenticandoci che è un altissimo momento di scuola e che i ragazzi, i quasi 900 ragazzi presenti qui a San Giovanni Valdarno per 4 giorni, ci hanno dato un grande insegnamento di sapersi divertire lavorando, un grande senso etico del gareggiare. La manifestazione alimenta la passione dei ragazzi per queste discipline, migliorando e affinando le loro competenze in maniera stimolante. Un percorso educativo da tutelare e implementare anche in ottica futura, parlando del mondo del lavoro e delle possibilità di sviluppo e innovazione. RoboCup secondo me sono esperienze, sono comunque manifestazioni che vanno alimentate, le imprese, l'industria deve capire che vanno comunque anche aiutate e sponsorizzate in quanto si va a alimentare la passione ovviamente delle persone, dei ragazzi. E sulla passione se poi il ragazzo riesce anche a viverci e crearci un lavoro e in massima la soddisfazione della sua vita. Per questo sia importante. Noi anche come presidente della Confindustria di Arezzo, la settimana scorsa era giù a Roma al Ministero dell'Economia, si sta spingendo molto su questo discorso di incentivare la digitalizzazione industriale e soprattutto sensibilizzare gli imprenditori a queste nuove tecnologie, perché non è vero che queste manifestazioni servono solo per la robotica, anzi tutt'altro, ma servono per qualsiasi oggetto che uno faccia pensato in modo digitale e multimediale.